Presente. Francesconi Chiara. Non la vedo. Margotti Lorenzo. Non lo vedo. Schiano Giancarlo. Presente. Presente. Vasi Andrea. Presente, Vasi Andrea presente. Presente. Berlicchi Veronica. Presente. Presente, il numero legale raggiunto, diamo inizio alla seduta. Al primo punto all'ordine del giorno vi chiedo l'approvazione del verbale della seduta della commissione numero 5 del 21/11/2022, avente ad oggetto la citazione contestuale alla cessione gratuita di aree interessate da opere di urbanizzazione primaria in via Antica Milizia e via Rita Montagna a Ravenna, e l'esame della proposta di delibera riconoscimento della spesa ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo numero 267 del 2000 derivante la sentenza. Erano presenti tutti i membri della commissione, se nessuno ha nulla da dire sul verbale lo do per approvato. Ok, il verbale è approvato. È arrivato anche il Raioli, sì, che ha rimediato. È presente anche il Raioli, perfetto. E procediamo ora con l'esame della proposta di delibera PD 446 del 2022. Do subito la parola all'assessore Costantini. Sì, buon pomeriggio. È quella del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio? Esatto, assessore. Perfetto, no, perché ho sentito solamente la fine, quindi la corrispondenza l'ho trovata. Sì, è la prima delibera ad oggetto di oggi. Benissimo, benissimo, perfetto. E, questa delibera praticamente ha disposto la necessità di intervenire nella nostra Pialassa per provvedere con lavori di somma urgenza nella ricostruzione di una parte dell'argine che divide il chiaro del Pontazzo. Praticamente ci troviamo nella zona prossima a Caponticelle, di fronte alla Baiona, all'altezza della Marcegaglia, che a seguito degli eventi calamitosi verificatisi poche settimane fa, il 22 novembre del 2022, è stata fortemente compromessa. Questo tipo di intervento è molto urgente, perché così l'argine rischia di danneggiarsi ulteriormente, quindi prevedendo anche maggiori costi a carico dell'amministrazione se si dovesse slittare con un intervento. Quindi abbiamo preso questa decisione, andando a coprire questo che era un intervento non previsto dal piano degli investimenti, ma soggettandolo a quella che nel piano degli investimenti si trova come voce di un fondo dedicato alla manutenzione straordinaria delle zone naturali. L'intero importo dell'intervento è stato calcolato in 60.000 euro. Grazie. Se vuole prendere parola il tecnico, se no lasciamo direttamente alle domande. Sì, no, magari se non so se siano state allegate. Intanto buon pomeriggio a tutti. Le foto, ecco, lì si è verificata la rottura proprio di un argine, quindi non si poteva fare diversamente che intervenire immediatamente. Se volete vi condivido anche alcune fotografie. Se riesce a condividere sarebbe fantastico, grazie. Sì, allora adesso le condivido. Vedete? Sì, vediamo, grazie. In pratica questa è la situazione che noi abbiamo riscontrato il 23 dopo aver fatto un sopralluogo a seguito delle mareggiate del 22. In pratica l'argine che separa il Pontazzo, qui vedete la strada Baiona con la Marcegaglia in fondo, l'argine che separa appunto la zona Salmastra, che è sulla destra, alla zona di Acqua Dolce, che è stata diciamo costruita appunto per mettere in sicurezza le pinete dall'ingresso alla marina, si è rotto per un tratto di circa 60 metri e diciamo che si è compromesso anche in un tratto precedente, adesso ecco in questo tratto qui,
per cui noi abbiamo bisogno di chiudere immediatamente l'ingresso dell'acqua salata nell'acqua dolce, perché oltre a creare ovviamente dei problemi alla, diciamo, ai pesci che sono presenti nella parte di acqua dolce, c'è un problema poi di avanzata del cunicellino per quanto riguarda la protezione delle pinete. Quindi ecco, l'intervento che stiamo facendo, che è in corso, prima portando dei sacchi diciamo in mezzo al varco e poi rifacendo l'argine, è la chiusura di questo varco qui. Poi con dei progetti invece non fatti con la somma urgenza andremo a fare dei rinforzi anche sulle altre parti dell'argine, ma l'oggetto di oggi appunto sono i 60.000 euro che vanno appunto a chiudere questo varco qui. Noi li abbiamo affidati immediatamente al consorzio contarinese, che era presente sul posto per un altro lavoro, come prevede il decreto legislativo 50 sulle somme urgenze, è stato redatto il verbale di somma urgenza il giorno stesso e affidati i lavori. Poi il verbale è stato regolarizzato entro, diciamo, i 10 giorni, portando la delibera in giunta, e è previsto appunto lo storno dal fondo di riserva, perché quest'opera, non essendo prevista nei piani di investimenti, prevede un prelievo dal fondo di riserva. Diversamente, se noi avessimo avuto disponibilità nel piano di investimenti, non sarebbe ovviamente non sarebbe andato al fondo di riserva, ma avremmo preso le risorse necessarie dal piano di investimenti. Questo è quanto, e poi io rimango ovviamente a disposizione. Perfetto, grazie. Procediamo allora con gli interventi, se ce ne sono. Non vedo al momento prenotati, in questo caso lascio di nuovo la parola all'assessore e concludiamo con questa prima delibera. Presidente. Ah, prego. Non la vedo prenotata, però prego se vuole intervenire. No, sono prenotato. Ah, scusi. Ecco. Andiamo in ordine allora, vado con Donati che si è prenotato ora. Sì. E poi vado con lei, va bene? Prego Donati. Va bene. No, io mi limito solo a fare una richiesta al tecnico, perché insomma, mi interessa conoscere se quali sono effettivamente i danni che si sono avuti da questa ingressione di acqua salata nella zona, diciamo, più salmastra, più dolce, più della zona delle acque dolci. Se ci sono danni, se hanno stimato dei danni, è solamente una questione per conoscenza personale, che ho letto della cosa sui media e ero interessato un pochino a conoscere la cosa. L'intervento, per quello che ne so, l'intervento è stato molto tempestivo, quindi spero che la cosa sia abbastanza recuperabile, ecco. Grazie, prego Esposito se vuole intervenire. Grazie. Anch'io, come il consigliere precedente, volevo dei chiarimenti sia sugli eventuali specificamente danni procurati, sia sul modo in cui sarà ripristinato l'argine. La dico in maniera molto semplice, cioè dire, abbiamo visto dalle foto il danno fatto dalla mareggiata, dal maltempo, quello che è. Mi spiego, ripristinare l'argine in terra così com'è dà delle garanzie di durata, che magari non succeda la stessa cosa alla prossima mareggiata, al prossimo maltempo, eccetera, e l'attuale ripristino come sarà fatto? Naturalmente in estrema sintesi. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri interventi, così raccogliamo e poi diamo la parola a Ravaioli. Io direi che il dottor Ravaioli può rispondere, prego. Sì, ecco, non trovavo il microfono. Sì, allora, non abbiamo, per quanto riguarda i danni, noi siamo intervenuti tempestivamente mettendo prima dei sacconi di sabbia, quindi l'intervento è stato molto tempestivo. Non abbiamo riscontrato per il momento danni né di moria di pesci, non abbiamo neanche segnalazione di carpe morto o altre specie, eccetera, eccetera, né tantomeno danni sulla vegetazione della pineta, eccetera, eccetera. Quindi per il momento, scongiurando, no, incrociando le dita, non ce ne sono stati. Per quanto riguarda il ripristino, noi faremo un ripristino un po' diverso, nel senso che metteremo anche alla base una massicciata dei sassi, perché in effetti questi argini hanno il problema che quando ci sono dei moti ondosi elevati, e il moto ondoso non è, diversamente da quello che si pensa, arrivato dall'acqua salmastra, ma dall'acqua dolce, cioè
l'onda si è mossa nella parte di Acqua San Master, quindi l'Asia è stato mangiato dall'interno, per cui in effetti stiamo ragionando su fare degli interventi dove alla base mettiamo anche dei sassi, anche se ovviamente dobbiamo stare attenti con l'ambiente, diciamo, delicato in cui interveniamo, per cui il sasso non è un elemento autoctono del luogo, però se non facciamo così in alcune parti, quelle più esposte, si rischia effettivamente di avere una durata di intervento molto basso. Quindi faremo così e probabilmente rinforzeremo anche nelle altre parti per evitare che possa succedere altre volte. Grazie, direi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, do la parola a Costantini per l'intervento finale sulla delibera. Okay. No, niente, io ringrazio il dottor Ravaioli e i consiglieri per le domande che fanno anche capire quanto abbiamo a cuore questa zona così bella e importante della nostra area naturalistica e del nostro Parco del Delta, e non ho nient'altro da aggiungere. Grazie assessore, procediamo allora con l'espressione di parere per la PD 446 del 2022, riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18/8/2000 numero 267, comma 1, lettera E, per lavori di sommorgenza per il ripristino argine chiaro del Pontazzo a seguito di eventi calamitosi verificatisi nella giornata del 22/11/2022. Procedo con i pareri allora. Partito Democratico. Favorevole. Favorevole. Gruppo Ravenna Coraggiosa. Favorevole. Favorevole. Gruppo Lista De Pascale Sindaco. Non c'è Bonocore. Partito Repubblicano Italiano. Favorevole. Partito Repubblicano. Favorevole. Favorevole. Gruppo Movimento 5 Stelle. Favorevole. Favorevole. Gruppo Fratelli d'Italia. No. In consiglio. Gruppo Misto. Gruppo Misto, la Francesconi non c'è. Gruppo Viva Ravenna. In consiglio. In consiglio. Gruppo Lega Salvini Premier. In consiglio. Gruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani in Primavera Ravenna. Non c'è. Gruppo Lista per Ravenna Polo Civico Popolare. Favorevole. Favorevole. Gruppo La Pigna Città Forese e Lidi. In consiglio. Consiglio, ok, perfetto. Procediamo ora con la discussione della seconda proposta di deliberazione PD 447 del 2022, ricognizione periodica delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175 del 2016. Prego, assessore. Io vi saluto, buon pomeriggio, buon lavoro, grazie. Arrivederci, Ravaioli. Arrivederci. Grazie, Ravaioli. Sì, la seconda deliberazione riguarda la ricognizione periodica per l'anno 2022 delle società partecipate del Comune di Ravenna, che come sapete è un obbligo di legge che il Comune deve assolvere entro il 31/12 di quest'anno. La ricognizione riguarda lo stato delle proprie partecipazioni a chiusura dell'anno precedente, quindi del 31/12/2021, andando anche a sottolineare quali sono le quote di partecipazione detenuta in ogni società e anche quali sono a seconda dello stato di società partecipata, di società controllata o mista, gli obiettivi che ci si pone nelle varie schede di dettaglio. Il comune da questa ricognizione, l'amministrazione da questa ricognizione effettuata e tenendo in considerazione delle indicazioni che sono state date dalla Corte dei Conti, che si pronuncia rispetto al monitoraggio che fa anche a livello campione su le varie ricognizioni dei comuni e anche a seguito di diverse
sentenze che danno indicazioni sul quale sia la modalità di trattare il rapporto con le varie società partecipate, e definisce di non cambiare il proprio sistema di partecipate e con le caratteristiche di ognuna di esse, quando ovviamente l'obiettivo che si cerca di tendere in maniera generale è quello di avere sempre strumenti migliori dal punto di vista della trasparenza e della certificazione. È per questo che in accordo anche con Ravenna Holding, che per il comune è un po' anche il soggetto di coordinamento di altre partecipazioni, ci si pone l'obiettivo di migliorare sempre quelli che sono appunto gli strumenti di governance e di trasparenza delle varie società partecipate, dotandole di strumenti propri delle società controllate, anche dove questi non siano previsti per la natura delle stesse. Io ho fatto solamente questa piccola introduzione di merito, poi per entrare un po' in quelli che sono i punti più tecnici della delibera e della ricognizione, lascerei intervenire il dottor Lubrani, il capo ragioniere, che dovrebbe essere con voi nella sala del consiglio. Prego Lubrano. Sì, esatto, sono presente. Allora, buon pomeriggio a tutti. Come diceva l'assessore Costantini, questo è un adempimento ormai che è diventato consueto, perché dal 2017, prima con la ricognizione e la revisione straordinaria e poi con le successive ricognizioni ordinarie annuali, viene verificato da parte annualmente, quindi entro il 31 dicembre viene verificato da parte dei comuni le ragioni del mantenimento delle società partecipate del comune, sia dirette che indirette, e questa verifica che riguarda l'assetto complessivo delle società, appunto, in caso negativo, nel caso in cui non ricorressero i presupposti per il mantenimento, il comune dovrebbe adottare un piano, un programma di razionalizzazione che comporta, che si traduce nell'eventuale fusione, soppressione, liquidazione o cessione. Questo adempimento viene poi che trovate nell'allegato A della delibera, viene poi trasmesso alla sezione di controllo della regionale di controllo della Corte dei Conti, che rappresenta il nostro interlocutore. Ora, le ragioni le condizioni che consentono il mantenimento delle società, intanto è necessario che le società siano riconducibili al perseguimento di una finalità istituzionale e che abbiano una produzione di attività, gestione di attività, che siano quelle indicate dal testo unico, dal TUSP, no? Il decreto 175 del 2016, ossia alla produzione di un servizio di interesse generale, alla progettazione, realizzazione o gestione di un'opera pubblica o all'autoproduzione di beni e servizi strumentali dell'ente. Quindi questo è intanto il primo step, quello di verificare se appunto ci sia la presenza di un vincolo di scopo che giustifica il mantenimento di una società. Oltre a queste, devono essere effettuate e verificate il rispetto di alcuni parametri di sostenibilità economico-patrimoniale, che sono quelli poi indicati all'articolo 20, cioè che la società non risulti privi di dipendenti o
che abbia un numero di amministratori superiori dipendenti, che abbia ottenuto come media nel triennio precedente un fatturato superiore a 1 milione, che non abbia perdite almeno nei 4 dei 5 esercizi precedenti, che non abbia necessità di contenimento dei costi di funzionamento, eccetera. Tutti questi elementi sono oggetto delle schede che sono riportate nel documento allegato, documento che è stato elaborato sulla scorta di un modello standard che è quello prodotto a suo tempo nel 2018 dalla sezione autonomia della Corte dei Conti, a cui un po' tutti i comuni prendono come riferimento. Questo allegato prevede una parte iniziale con una relazione tecnica, cioè l'analisi parte con una relazione tecnica nel quale si procede ad un inquadramento generale delle società e le informazioni di aggiornamento che sono intervenute nel corso dell'esercizio 2021, perché questo è l'anno di riferimento di analisi, l'esercizio 2021. Nelle schede di analisi avrete notato una rappresentazione del perimetro delle società partecipate, che è composto, come è noto, da le partecipazioni dirette, ovviamente la fa padrona Ravenna Holding con il 77,08% di quota di partecipazione. Le gestioni dirette sono poi quelle in Angelo, nella società Angelo Pescarini, in Delta 2000, Lepida e AMR. Fra le società, diciamo, in cui il comune ha una partecipazione diretta, vi sono anche quelle che in gergo vengono definite partecipazioni pulviscolari, cioè Ravenna Farmacia per lo 0,89, Sapira lo 0,0004, ed era anch'essa con una percentuale infinitesimale, che consentono il perché di questa partecipazione diretta, perché consentono una partecipazione attiva dei rappresentanti del comune nella gestione e nell'assemblea. Alle partecipazioni dirette ovviamente seguono quelle indirette, quindi abbiamo ASER, che è la società che ha come proprio oggetto sociale quello delle onoranze dei servizi funebri, Azimut, che ha una serie di attività che vanno dai servizi cimiteriali alla manutenzione e gestione del verde, alla gestione delle aree di sosta, e dei servizi pubblici igienizzati e l'attività di disinvestazione, Ravenna Entrate, Ravenna Farmacie, Romagnacque, Plurima, che è una società di terzo livello in quanto è detenuta da Romagnacque, Sapir, Start Romagna e Acqua Ingegneria, che è la più recente, vista che è stata istituita a gennaio del 2021. Oltre a queste ci sono anche le società quotate, ERA, di cui attraverso Ravenna Holding si detiene il 4,92%, e TIPER, che hanno un trattamento un po' diverso rispetto alle altre, sono un po' escluse dall'assetto e dall'analisi in quanto appunto società quotate. Ecco, nell'allegato sulle analisi delle partecipate poi vengono riportate tutte le singole schede, fornendo appunto un aggiornamento sulla riconducibilità rispetto ai vincoli di scopo di cui si diceva prima, cioè il fatto che siano riconducibili attività istituzionali, interesse pubblico generale, ed un'analisi di dettaglio dei dati economico-patrimoniali, quindi verificando l'eventuale presenza di criticità
E quindi parliamo di quegli elementi che si diceva prima, il fatturato, il numero di dipendenti, il risultato dell'esercizio. Infine, questa è la scheda 3, e infine c'è la scheda 4, in cui vengono di fatto sintetizzate le motivazioni che giustificano la scelta del mantenimento, appunto esplicitando la conclusione che si ritiene di mantenere tutte le società e di mantenere l'assetto attuale di governance delle società. Direi questo è il quadro generale, poi ecco, se avete domande forse è più facile entrare nel merito di alcune questioni, per cui siamo a disposizione io e la dottoressa Roncuzzi, presidente di Ravenna Holding. Grazie dottor Lobrano. Aspettiamo gli interventi, vedo prenotati Donati e l'Esposito. Donati, prego, sei alla mano di prima? Esposito allora. Credo sia la manina di prima. Ok, allora Esposito. Grazie, buonasera all'ingegnere e alla dottoressa. Al dottor Natale e alla dottoressa. Allora, io volevo chiedere un paio di cose. La verifica delle partecipate dovrebbe, come diceva il dottor Natali, ci dà l'idea di cosa sia il pacchetto di, come dire, di società in cui il nostro comune è impegnato. Ci diceva il dottore prima che ci sono degli elementi di criticità, eccetera. Io mi chiedo, vorrei capire bene le motivazioni per cui il nostro comune è in queste società. Mi spiego. Io mi riferisco in particolare, ad esempio, ad ERA. Ovviamente, ERA è una delle più importanti. Chiedo scusa, dottor Lobrano, detto Natali. È già un paio di volte che la chiamo. Ho visto che si agitava. Mi scusi, non so perché la chiamo Lobrano. Allora, dottor Natali, dottor Lobrano, dottor Lobrano. Allora, stavo dicendo, mi interessa nello specifico ERA. Perché? ERA è quella, a mio giudizio, che incide maggiormente sulla vita della nostra comunità, per i servizi che offre o dovrebbe offrire, e per l'ampio spettro di competenze a cui era, diciamo, è soggetta. Ora io mi chiedo, nella verifica annuale che fa l'amministrazione ai sensi della legge, la Corte dei Conti, eccetera, eccetera, oltre a criteri, come diceva il dottor Lobrano poc'anzi, dei capitale piuttosto che eccetera, mi chiedo se ci siano altri criteri di, come dire, motivi di, ecco, uso il termine che ha usato lui poc'anzi, criticità, cioè a dire cosa dobbiamo aspettarci da queste società. E, come dico, nello specifico ERA, che gestisce una serie infinita di servizi qui a Ravenna, mi chiedo che tipo di controllo facciamo noi sull'attività di ERA. Cerco di essere più chiaro. Mi riferisco naturalmente non solo a un controllo di tipo, come dire, contabile. Darei quasi per scontato che su quello, come dire, non dovrebbero esserci problemi, voglio sperare, ma sicuramente non ce ne sono. Io mi chiedo se la nostra amministrazione, il nostro comune, ha la possibilità e, lasciatemi dire, la capacità di entrare più nel dettaglio nel controllo di ERA. Ripeto, io sono particolarmente interessato ad ERA perché incide sulla vita di tutti noi, dei cittadini. Come dicevo, se il nostro comune ha l'opportunità di entrare più nel dettaglio nella gestione di ERA, cercando di capire le finalità del suo agire. Ci sono delle cose che estremamente dirompenti che hanno inciso sulla vita di tutti noi, di tutti i cittadini.
Mi riferisco ad esempio, ne cito una, il porta a porta, che sta dando risultati disastrosi, disastrosi. Non ho sentito mai l'amministrazione alzare un dito per chiedere conto ad ERA di come svolge il servizio. Ravenna, città pulitissima, da quando esiste il porta a porta è sede di episodi sgradevoli, abbandono di rifiuti e cose del genere. Qualcuno naturalmente in maniera scientificistica potrà dire: ma sono persone maleducate? Naturalmente sì, naturalmente. Ma perché queste persone si sono manifestate solo oggi? Saranno arrivate adesso, evidentemente. No, non sono arrivate adesso. È il segno di un disagio. Non lo si può accettare, ma dovremmo avere il buon senso di capirlo. Torno alla domanda. Siamo in grado di gestire, come dire, secondo, diciamo, da questo punto di vista, i servizi che ERA offre alla città? Cioè, la verifica annuale, quella che prevede, oltre che elementi contabili, criteri di altro genere. Poc'anzi il dottore parlava anche di motivazioni. Bene. Riusciamo a entrare all'interno dell'operato di ERA nelle motivazioni con cui svolge determinati servizi? La pulizia delle strade subappaltata ad altre società, fatta in maniera estremamente arraffazzonata. Eppure tutti noi paghiamo, e paghiamo molto. Fra l'altro l'anno prossimo la Tari, o quest'anno, non so, aumenterà molto probabilmente, è già previsto. Eppure noi ci limitiamo solo al fatto contabile, cioè a dire: era a più o meno questo capitale, ha più o meno fatto determinati esercizi in positivo, eccetera, come tutte le altre. Era, naturalmente sappiamo che i bilanci di ERA sono estremamente, estremamente pingui. Ha aumentato del 50% il suo utile. Questo ci lascia immaginare cosa? Che è sicuramente redditizia l'attività di ERA, ma è altrettanto utile alla comunità l'attività di ERA fatta in questo modo? Io ho molte perplessità che mi piacerebbe, come dire, riuscire a comprendere, a capire meglio. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Non ne vedo prenotati. Se vi volete prenotare, se no diamo la parola a Lubrano o Roncusi. Non vedo altri interventi, quindi lascerei la parola ai nostri ospiti. Ma allora, al di là delle considerazioni a sfondo politico, insomma, di valutazione politica del consigliere, l'adempimento di cui noi adesso ci stiamo prestando ad affrontare è un adempimento in cui dobbiamo semplicemente riscontrare, dal punto di vista formale, il rispetto di alcuni parametri di sostenibilità economico-patrimoniale, che si diceva prima, cioè fatturato medio, numero di dipendenti che non sia inferiore, perdite d'esercizio, eccetera. C'è da dire che e l'interesse pubblico, il vincolo di scopo, adesso era è una multi-utility che comunque opera nel campo di attività di interesse generale, poi sulla modalità e sull'esito è discutibile, insomma, ogni persona può esprimere le proprie valutazioni. È chiaro che il Comune, attraverso poi Ravenna Holding, detiene una percentuale limitata, il 4,92%, non è una società a controllo pubblico di cui può disporre e determinare le strategie, anche se poi si può contribuire.
Beh, niente, per cui non so se Mara vuole aggiungere qualcosa. Fra l'altro, ecco, una cosa che si può dire: era, essendo una quotata in borsa, non è soggetta a tutte le prescrizioni e i vincoli che sono previsti per tutte le società a controllo pubblico, di cui non è questo il caso, per cui non rientra, se non richiamato espressamente, a tutte le prescrizioni previste dal TUSP, essendo quotato in borsa, ecco, questo va detto. Buonasera, io diciamo intervengo solo per diciamo, sottoscrivere quello che è stato già detto dal dottor Lubrano, eventualmente se può essere utile la precisazione dal punto di vista diciamo del funzionamento dei servizi che ERA offre. Esiste in realtà, sia per l'acqua che per i rifiuti, un ente regolatore che si chiama Atersir, in cui di cui anche il comune fa parte, ma non è attraverso i meccanismi di detenzione diciamo delle quote societarie che si incide sulla regolazione del servizio. Ci sono diciamo altre sedi per poter intervenire in maniera più congrua. Ecco, volevo solo specificare questo perché dal punto di vista tecnico invece direi che è stato già aggiunto ciò che era necessario. Vedo prenotato di nuovo Esposito, prego. Grazie. Ecco, io ringrazio il dottor Lubrano e la dottoressa Roncuzzi, ma naturalmente sono stati chiari ed esplicativi. E perdonatemi, ma non sono così, lo devo dire, ingenuo da non capire che tipo di verifica il Comune faccia oggi o abbia fatto, e ne parliamo oggi. È evidente che la mia era una domanda che sottintendeva qualcosa di più ampio. Questa è una commissione del Comune di Ravenna, politica. Noi non siamo qui a fare i ragionieri, per quel tipo di attività spetta ad altri, in primis per quanto riguarda il Comune al dottor Lubrano e ad altri organi. Qui dovremmo leggere all'interno dei numeri. Qui abbiamo il dovere di capire oltre, di andare oltre il giardino, di guardare più avanti. La dottoressa citava i dati. Sì, certo, è così, e lo so. Però è anche stato poc'anzi detto dal dottore: l'interesse pubblico è il vincolo di scopo. E in realtà a me quello interessa. Perdonate il gioco di parole. A me quello interessa, a me non come persona, a me come cittadino, a me come esponente della collettività, a me come rappresentante della collettività. Voglio dire, ripeto, la butto lì, non lo so, la prenda come provocazione, come primo passo per sviluppare un diverso pensiero, ma forse nella verifica bisognerebbe anche riuscire a guardare oltre i numeri, e questo dovrebbe spettare proprio all'amministrazione. Cioè, a me poco rileva, è ovvio, poco rileva sentire solo dei numeri. È evidente che i numeri sono a posto, dovrebbero essere a posto, è evidente. Ma come si può pensare che il dottor Lubrano presenta oggi delle criticità da questo punto di vista? C'è aziende che hanno avuto delle perdite sottostimate, un capitale, eccetera, eccetera. Ma è ovvio che tutto è in regola da quel punto di vista. Ma qui abbiamo ripetita iuvant, abbiamo il dovere di guardare e di dire altro. E mi spiace, naturalmente, non me ne voglia il dottor Lubrano né la dottoressa Roncuzzi, ai quali va tutta la mia stima, essi fanno ciò che devono. Fanno ciò che devono. E io li ringrazio per il lavoro al servizio della nostra amministrazione. Le mie osservazioni sono rivolte alla parte politica. Non certo ai tecnici,
ma purtroppo fino ad oggi la parte politica fa orecchie da mercante. Grazie. Grazie consigliere, do la parola a Lubrano se non ci sono altri interventi. No, volevo solo precisare che le paventate criticità che citava il consigliere Esposito sono le analisi che noi facciamo, è per rilevare che non esistano criticità, e questo è stato il riscontro a seguito dell'analisi, cioè quello che appunto non sono emerse criticità, no? Perché per come l'aveva riportata sembrava che avessimo raccontato. No, dottore, non ci perdoni se le parlo sopra, ma forse sono stato mal interpretato, ecco, la dico così, o mi sono mal espresso, come preferisce, ma ho poc'anzi detto che io nulla eccepisco rispetto al suo discorso, nulla eccepisco rispetto ai numeri che do per scontato, l'ho detto chiaramente, mi sembrava, che do per scontato che sono in regola. Su questo non ci piove, su questo siamo d'accordo, l'ho pur detto. Ringrazio lei e la dottoressa al suo fianco per il lavoro. Io non mi riferisco ai numeri incongrui, Dio ci scampi, non mi ci mancherebbe. Ho pur detto che lei sicuramente deve aver presentato tutto in regola, è evidente. Ho pur detto che io faccio un ragionamento di tipo politico rivolto non tanto a lei, e glielo dico con tutta la stima possibile, né alla sua collega, ma mi riferisco alla parte politica, cioè a ciò che è il nostro lavoro, fare politica. Grazie. Consigliere, grazie, però evitiamo di interrompere mentre altri parlano. Se Lubrano non avesse finito l'intervento, gli chiedo di... Ok, ha concluso. Ci sono altri interventi? Se no diamo parola per intervento conclusivo. Non accetterò interventi dopo l'intervento conclusivo, ve lo dico per prassi, perché per favore manteniamoci la linea, avete tutto il tempo per fare tutte le domande che volete ora. Non facciamo come è successo altre volte. Io non vedo prenotati, non ce ne sono in presenza, non ce ne sono online, quindi procediamo con l'intervento conclusivo di Costantini e poi con le parere. Prego, Assessore. Grazie Presidente, no, io direi che il documento allegato è eloquente. Difatti noi quest'anno andiamo a riprendere e a migliorare inserendo quello che nel 2021 ha caratterizzato l'azione delle nostre partecipate in delle schede di sintesi molto precise che servono a restituirci il quadro del sistema delle partecipazioni del Comune di Ravenna. L'obiettivo di questo documento è quello di essere anche trasparente e ben ben comprensibile da chi poi a livello politico, come i consiglieri e come chi amministra, quindi gli assessori, devono avere ben presente come quadro di insieme. Capisco le considerazioni che vengono quindi da minoranza, da maggioranza, che potranno esserci in Consiglio Comunale. Dico che questo qui è un passaggio che al di là del politico è molto tecnico, quindi non mi dilungo più di tanto nella considerazione, ma semplicemente nelle considerazioni di merito, ma semplicemente su il metodo che è richiesto dal legislatore. È uno strumento utile e lo vediamo anche oggi, e serve a fare un appello di quello che è il sistema delle partecipazioni del Comune di Ravenna, e non mancheranno e non sono mai mancati i momenti di confronto sia sulle specifiche società sia su altri momenti formali che vanno comunque
confrontati con il Consiglio Comunale, che riguarda l'azione più complessiva delle nostre partecipate, come le definizioni dei budget. Quindi non ho nient'altro da aggiungere e lascio la parola a lei nuovamente. Grazie Assessore. Procediamo quindi con l'espressione di parere per la PD 447-2022, ricognizione periodica società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo numero 175 del 2016. Partito Democratico. Favorevole. Favorevole. Gruppo Ravenna Coraggiosa. Favorevole. Favorevole. Gruppo Lista De Pascale Sindaco. Assente. Gruppo Partito Repubblicano Italiano. Favorevole. 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 Movimento 5 Stelle. Favorevole. Favorevole. Gruppo Fratelli d'Italia. In consiglio. In consiglio. Gruppo Misto. Assente, direi. Gruppo Viva Ravenna. In consiglio. In consiglio. Gruppo Lega Salvini Premier. In consiglio. Gruppo Forza Italia Berlusconi per Ancarani Primavera Ravenna, assente. Gruppo Lista per Ravenna Polo Civico Popolare. Contrario. Contrario. Gruppo La Pigna Città Forese Lidi. Contrari. Contrari. Non essendoci altri elementi all'ordine del giorno, io vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie, buonasera a tutti. Arrivederci, buona serata. Buonasera a tutti, buon proseguimento.